Benvenuti su The Witcher 3 Wildland. Per chi non lo conoscesse, è un action RPG ambientato in un mondo medievale fantasy. Terzo capitolo della saga di The Witcher che narra le storie di Geralt di Rivia, un Witcher. Sviluppato e in seguito pubblicato nel 2015 dalla CD Projekt Red, è stato vincitore al Game Awards come Game of the Year, considerato dalla critica e dall'utenza un vero e proprio capolavoro della storia videoludica. La trama di The Witcher 3 è stato uno dei tanti elementi che mi ha fatto innamorare di questo titolo. Io l'ho trovata semplicemente fantastica, con i suoi colpi di scena e la possibilità di variare la storia in base alle nostre scelte, rende il tutto più immersivo riuscendo a catturare ed immergere il videogiocatore nella storia di Geralt. Questo capitolo è ambientato poco tempo dopo il secondo e vede Geralt alla ricerca di Ciri, sua allieva e figlia putativa, sparita in seguito a tragici eventi legati alla Wild Hunt. C'è da evidenziare la presenza di personaggi ben caratterizzati e muniti di un background profondo, che attribuiscono alla storia valore aggiuntivo. Il sistema di combattimento non è di certo il suo cavallo di battaglia, in quanto non è nulla di innovativo. Ma nonostante questo, io personalmente mi sono divertito a combinare i fendenti di spada con l'utilizzo delle pozioni e dei segni, ossia le magie dei Witcher, ottenendo come risultato dei combattimenti divertenti ed emozionanti. Un altro punto di forza è sicuramente la grafica, tenendo a mente che un gioco del 2015 è ancora oggi considerato all'avanguardia. La CD Projekt ha rivelato un comparto tecnico molto notevole, considerando la grandezza delle mappe. Le ambientazioni sono a dir poco fantastiche. Il team di sviluppo le ha curate nei minimi dettagli. Per esempio, in base alla regione che staremo esplorando, troveremo differente flora, fauna, architettura, abbigliamenti e addirittura diversi accenti, rendendo il mondo di The Witcher vivo e credibile. Ovviamente questo titolo non è privo di difetti. Uno di questi è di certo l'esperienza a cavallo, in quanto si riscontreranno non pochi problemi con le collisioni, rendendo negativa l'esperienza sul proprio destriero. Un altro difetto consiste nell'intelligenza artificiale nemica, la quale non sarà molto sviluppata ed agirà solamente nella propria area di interesse. Detto questo, io consiglio questo titolo a tutti i videogiocatori, in quanto è realmente un gioco fantastico munito di una storia principale affascinante. C'è da evidenziare che è un gioco piuttosto violento e diretto, quindi c'è da aspettarsi di scene abbastanza pesanti. Siamo arrivati alla conclusione del video, spero di avervi incuriosito con The Witcher 3, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.